Oggi siamo a Napoli, nel cuore di un'area che per spessore culturale e bellezza nel 1995 è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Il centro storico di Napoli, infatti, grazie alle università, oltre ad essere un museo a cielo aperto, è anche un polo accademico di antica tradizione e per questo vissuto ed animato da tanti giovani pieni di speranze. Ai giovani studenti oggi vogliamo rivolgerci, in questo caso per aiutarli a studiare meglio. Vogliamo entrare nel dettaglio degli strumenti che ogni giorno utilizzano, quei ferri del mestiere che caratterizzano le loro attività e che ancora resistono all'invasione del digitale. Una volta si chiamavano penna e calamaio, oggi sono i prodotti di cancelleria. Andiamo a conoscere il protagonista di questa puntata. Come ti chiami? Fabio. Di dove sei? Di Napoli. Di cosa ti occupi? Faccio il cartolaio. Il tuo motto? È lavorare con passione, non è lavoro. Fabio, allora, dal tuo punto di vista, quali sono le esigenze di un giovane studente universitario? Le esigenze di un universitario nel mio campo, nella cartoleria, sono ovviamente l'acquisto degli strumenti che ha bisogno per lavorare, che possono essere dei semplici quaderni, le penne, soprattutto gli evidenziatori, matite, ma soprattutto anche tutto il discorso che va nel campo appunto delle fotocopie, delle dispense, degli appunti. Penso che sia un negozio fondamentale appunto per uno studente universitario. Senti, da questo punto di vista quindi, è cambiato qualcosa negli ultimi anni l'approccio dello studente universitario al mondo della cancelleria? Sì, è cambiato qualcosa perché sono cambiati gli strumenti. La richiesta è sempre la stessa, fondamentalmente appunto lo studente chiede prodotti di stampa e di penne e quaderni, però è cambiata la tecnologia. Se prima per esempio venivano con il quaderno a fare la fotocopia, adesso vengono con una pendrive, addirittura chiedono di stampare tramite servizi web, che potrebbe essere dal cloud oppure da WhatsApp, quindi sono cambiati i sistemi, ma fondamentalmente la richiesta è la stessa. Senti, Napoli è una città universitaria, gli studenti arrivano da tutte le parti, possono dire d'Italia, del sud sicuramente. C'è una differenza tra lo studente fuori sede, che si è costretto anche con i sacrifici della famiglia a vivere in città, e lo studente locale, il napoletano nel nostro caso? C'è differenza, nel senso che alcuni servizi lo studente locale non te le chiede perché magari li fa a casa oppure abita in zone diverse, quindi lo fa al negozio sotto casa. Noi siamo molto proiettati verso lo studente fuori sede, perché diamo appunto una serie di servizi che altrimenti non possono trovare, appunto il discorso dei servizi web, come per esempio anche il fatto di essere fuori sede, di avere un negozio come punto di riferimento che può chiedere anche non soltanto la cartoleria, ma qual è il salumiere più economico, oppure che ne so, dove acquistare determinati prodotti o dove sono proprio delle zone. Quindi soprattutto all'inizio del percorso scolastico di uno studente fuori sede, probabilmente la cartoleria è uno dei punti, dei primi punti di incontro, dove di interesse, e quindi anche il primo rapporto umano e sociale con il contesto del luogo. Senti, a tal proposito, no? Pensavo proprio allo studente fuori sede, soprattutto a lui, ma anche credo allo studente locale, al napoletano.
Arriva, diciamo, poco più che adolescente, neodiplomato, ragazzino, e poi dopo te lo ritrovi alla fine di un percorso, magari a vendergli pure la corona, che è il dottore, quindi cresciuto. Si crea un rapporto anche di confidenza, di fiducia, che va al di là del rapporto commerciante. Certo, questo non solo con gli studenti universitari, ma proprio in generale con gli studenti, anche delle elementari e delle medie. La bellezza del mio lavoro forse è proprio questa, che vedi crescere il bambino che poi diventa adolescente, che poi diventa magari universitario. Il rapporto che si crea è come a volte quello di essere quasi un parente, uno zio, nel senso che magari la mamma manda il bambino in cartoleria in tutta tranquillità, perché sa che trova una persona che lo consiglia, che non lo fa pagare il giusto, quindi si crea quel rapporto di serenità. Ed è ovvio che poi quando vedi crescere una persona ti affezioni, quindi diventi come una persona di famiglia, e forse questa è una delle particolarità e delle bellezze, della bellezza del mio lavoro. Certo, si vive anche quella sorta di distacco quando poi magari lo studente torna a casa sua, finisce. Resta un rapporto. Certo, con alcuni ci sentiamo via mail, oppure comunque quando vengono a Napoli mi vengono a trovare, perché comunque fa parte del lavoro. Allora, Fabio, spiegaci un po', come si organizza una cartoleria? Allora, se un giovane volesse aprirsi un negozio simile al tuo, quindi volesse lanciarsi in questo mondo e offrire un servizio ad altri giovani, agli studenti, come si organizza questo negozio? Allora, organizzare una cartoleria, come un po' tutte le attività commerciali, ovviamente non è una cosa semplice. La difficoltà della cartoleria è che un mondo ha un mondo di prodotti e anche un mondo di servizi. Quindi bisogna... immagina che in cartoleria ci sono circa una decina di categorie di prodotti, dai prodotti della scrittura all'archivio, all'articolo da regalo, alla fornitura per ufficio, e ne potrei citare altri 10, altri 15 tranquillamente. E ognuna di queste categorie ha 200, 300, 400 prodotti. Quindi, e la bravura del cartolaio è avere sempre un assortimento sempre a disposizione per la clientela, rifacendosi un po' alla richiesta, che è quella del mercato. Ecco, appunto, a tal proposito volevo chiederti, nell'ambito di questa organizzazione, c'è una richiesta che quindi richiede una certa organizzazione anche rispetto alla domanda, o è viceversa? Cioè, o sei tu che proponi qualcosa allo studente e quindi lo studente a quel punto si adegua e quindi si crea poi anche una moda, uno stile. Diciamo che fondamentalmente in prima battuta è la richiesta del cliente, della clientela, quindi a seconda della clientela, ma anche di dove sei posizionato. Nel mio caso, per esempio, io sono posizionato in una zona universitaria, quindi io ho organizzato il mio negozio proprio ai fini dello studente universitario, quindi offro la maggior parte dei miei servizi e dei miei prodotti appunto rivolti al mondo universitario. Ma magari se stessi su una strada principale, magari mi sarei adeguato, che ne so, ai gadget o alla... Ho una zona d'uffici, certo. E per questo dicevo, la cartoleria ha tanti mondi e a secondo di quello che si sceglie di fare si può predisporre il prodotto. È ovvio che però poi ci sono dei prodotti, sfogliando i cataloghi oppure magari vedendo le sensazioni che ci sono in giro, dove alla quale credi, ti affezioni all'idea, oppure ti piace il discorso di proporre, e a quel punto là devi essere tu propositivo, tra virgolette venditore, e cercare di affermare quel determinato prodotto.
Prima accennavi alla questione delle fotocopie. Sì. Vogliamo spiegarla un po' questa cosa agli studenti? Si possono fare, non si possono fare il libro, il copyright? Sì, fondamentalmente è estremamente semplice, nel senso che le fotocopie non si possono assolutamente fare le fotocopie dei libri. Nel senso che là c'è un diritto d'autore, è come se tu doppiassi un CD oppure se doppiassi un DVD, è la stessa cosa. La SIAE ti permette per legge di fotocopiare il 15% di un libro, quindi praticamente se un libro è di 100 pagine tu puoi fotocopiare 15 pagine, non di più, altrimenti è legale. Mentre invece c'è poi tutto il mondo delle dispense dei professori, dei riassunti dei ragazzi, che è comunque una cosa che si può un atto fare. Lecito. Esatto, un attimo lecito. Bene Fabio, allora ci vuoi far visitare il tuo negozio, la tua attività? Volentieri. Bene, andiamo. Rieccoci, e allora Fabio, è arrivato il tuo momento, il momento in cui ci devi fare da maestro. Di cosa ci parlerai in particolare? Vi parlerò del mondo degli strumenti da scrittura nel dettaglio. Ok, bene. Allora, come dicevamo, vi volevo mostrare un po' il mondo degli strumenti di scrittura. Ovviamente sto parlando delle penne e tutto il mondo che gira intorno alle penne. Sembra banale, a volte si dice vado ad acquistare una penna e non si pensa magari alle varie esigenze che alcune persone possono avere quando appunto devono acquistare una penna. Nel mio lavoro, in particolare con gli studenti, mi capita spesso di perdere a volte anche 5-10 minuti per vendere una penna, perché non tutti abbiamo la stessa mano, non tutti abbiamo la stessa impugnatura, non tutti scriviamo allo stesso modo. Ci sono determinate persone che hanno delle esigenze particolari. Queste le aziende che producono penne ovviamente lo sanno e lo sanno bene. Consideriamo che dall'inizio dei tempi, da quando l'uomo ha cominciato a scrivere, ci sono sempre state esigenze diverse. In questo caso abbiamo una riproduzione di una penna antica e ci sono tre pennini diversi con varie punte diverse. Questo significa che l'essere umano ha sempre avuto l'esigenza di scrivere a secondo del tipo di penna, a secondo del tipo di carta, a secondo del carattere che bisognava dare a quello che si scriveva. Fondamentalmente possiamo dividere le penne in tre categorie: la classica penna a biro normale, la penna ad inchiostro liquido con le varie punte e le penne gel. Partiamo dalla penna a biro economica che tutti conosciamo, che ovviamente è una penna che va bene per tutti i tipi di varie funzionalità. Però a volte c'è l'esigenza di avere un tratto maggiore, un tratto un po' con un carattere più forte, quindi la stessa azienda ha prodotto una penna con appunto un tratto molto più doppio ed anche più scorrevole, e questo fa sì che quando si va a scrivere non ci si stanchi molto con la mano e c'è è molto fruibile la scrittura. Allo stesso modo, sempre la stessa azienda ha pensato alle persone alla quale non piace il tratto troppo forte, e quindi ha prodotto una penna che fa un tratto molto più sottile. Però allo stesso modo, avendo un fusto tutto in gomma, permette di non far scivolare la penna dalla mano. Varie aziende ovviamente si sono specializzate in questa cosa. E questa in particolare è una penna che io consiglio sempre perché ha delle caratteristiche particolari. Uno, è molto leggera. Due, ha questo grip antiscivolo che
che non fa appunto scivolare le dita quando si scrive molto, e tre ha una punta molto doppia e un inchiostro molto fluido. Praticamente con questa penna si può scrivere un'ora, un'ora e mezza senza staccarsi le mani. E considerate uno studente che deve scrivere un riassunto oppure gli appunti mentre il professore sta spiegando, che utilità può avere? Pensate, invece di avere uno strumento del genere, invece di avere una penna che non scrive bene oppure fa i tratti, dopo non ha lo stesso risultato che potrebbe. Che vorrebbe. E come dicevo prima, con le stesse caratteristiche, la stessa leggerezza, abbiamo però una punta più sottile. La punta più sottile permette di fare di caratteri molto più precisi e in particolare, essendo la punta più stretta, fa consumare meno inchiostro, quindi la penna dura di più, c'è anche una convenienza economica. Mi piace sempre ricordare questa penna che sempre tutti conosciamo, in particolare quelli della mia età se la ricordano per quando andavamo alle elementari. Passiamo adesso a delle penne un poco più tecniche. Questa in particolare ha una punta molto sottile che si chiama punta ad ago e ha un inchiostro liquido, quindi andiamo nella categoria dell'inchiostro liquido. Questa penna è molto usata dai professionisti perché è adatta per la firma e in particolare, sempre riguardando, parlando degli studenti, noi qua siamo molto vicini all'Università Orientale, dove si insegnano lingue di tutto il mondo, in particolare il cinese, il giapponese, l'arabo. Per questo tipo di lingue c'è necessità di penne particolari e questa è una di quelle, perché con questi tipi di tratti si possono, appunto, io lo faccio in maniera molto ovviamente non professionale perché non so scrivere il giapponese, però con questa penna si può tranquillamente scrivere il cinese o il giapponese. E abbiamo addirittura due versioni, una un po' più doppia, un'altra addirittura più sottile, quindi che fa le linee e i caratteri ancora più sottili e più decisi, però sempre con un inchiostro liquido. Stesso discorso con l'inchiostro liquido, ma con un altro tipo di punta, cioè una punta totalmente in acciaio, quindi non ad ago come quella che vi avevo fatto vedere, è questa qua, che ha più o meno le stesse caratteristiche della penna che vi ho fatto vedere prima, molto leggera, il grip antiscivolo e questa punta molto particolare in acciaio che permette di scrivere con estrema leggerezza, non facendo stancare la mano, però con appunto la tecnologia dell'inchiostro liquido. E questa è una delle penne più utilizzate e più vendute. Poi abbiamo proprio anche una penna gel, appunto, che ha, lo dice stesso la parola, un inchiostro molto più gelatinoso, e questo permette di poter scrivere con estrema facilità, senza interruzioni, con dei caratteri molto morbidi. Però ha la, diciamo, lato negativo che, essendo un inchiostro molto fluido, finisce molto prima rispetto a qualsiasi una penna biro. Passiamo al mondo delle penne colorate. Nel mondo universitario la penna colorata è una cosa estremamente importante perché viene utilizzata appunto per sottolineare ed evidenziare le cose che interessano allo studente. Sorvolando il discorso delle penne, un altro prodotto fondamentale per quanto riguarda lo studente è l'evidenziatore. Questo è uno degli evidenziatori più utilizzati, fluorescente. La novità di qualche anno, almeno di un anno e mezzo, l'ha inventato questa azienda, che ha creato un evidenziatore però con colori pastello.
sembra una stupidaggine, però in realtà evidenziare con un prodotto, con un colore pastello, a detta di molti miei clienti, stanchi meno gli occhi. Quindi quando alla fine dopo vai a studiare su un libro, su degli appunti che sono evidenziati con i colori pastello, ti stanchi meno gli occhi. Considerate che molti studenti a volte studiano anche 8-9 ore al giorno, quindi questo è molto importante. Abbiamo anche la matita evidenziatore. Questa in particolare ha un'impugnatura triangolare che è ergonomica, quindi praticamente con questa non ci si stanca moltissimo quando si va ad evidenziare, ed ha lo stesso effetto dell'evidenziatore, solo che è a matita. Un piccolo viaggio nel mondo delle elementari con l'evoluzione della penna cancellina. Questa penso che l'hanno utilizzata in parecchi. Questa è la classica, la prima che è stata inventata, una penna che si cancella. C'è stata un'evoluzione con quest'altra che ha le stesse funzionalità, però ha una doppia gomma, quindi se il bambino, che capita molto spesso, perde il tappo, ha comunque un'altra gomma sul fusto. L'evoluzione di tutto questo è stato creata appunto da un'azienda giapponese che ha creato una penna cancellina con inchiostro liquido che si cancella, però in realtà questa non è una gomma, ma è un materiale che produce calore. Quindi frizionando, che poi è il nome della penna, si produce calore e si cancella. Quindi, come vedete, il mondo della cancelleria e delle penne in particolare è sempre in continua evoluzione. Interessantissimo questo focus, grazie. Fabio, grazie, e grazie per aver ospitato la nostra troupe, insomma, per aver ospitato la nostra televisione. E vuoi dire qualcosa? Un ultimo saluto? Niente, volevo innanzitutto ringraziare voi per questa opportunità, e volevo dire appunto ai ragazzi che si affacciano sul mondo del lavoro che qualsiasi attività uno pensa di fare, l'importante è crederci, farlo con forza e farlo con passione, perché se fai una cosa con passione è come non lavorare alla fine. Grazie ancora Fabio. Prego.